Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata natalizia e festiva di TGHQ. Indovinate un po', come avete visto, sono solo. Finalmente Babbo Natale mi ha fatto un bel regalo e sono riuscito a liberarmi della grande raccomandata Carolina De Laurentiis. Infatti la scrivania sarà tutta mia, sarà ricca di ospiti, avremo un opinionista direttamente da New York che già conoscete, le mie splendide tigine con una piccola sorpresina e ancora avremo due ospiti d'eccezione. Eh sì, ma iniziamo a parlare con la prima notizia, anche perché tra un po' ho bisogno di un supporto della mia opinionista. Intanto parliamo della prima notizia, indovinate un po', ce la leviamo subito dalle scatole e quindi parliamo della patata bollente. Governo Monti, cercasi consenso disperatamente. La luna di miele sta finendo e a breve, saremo, un po' in anticipo, già alla crisi del settimo anno. Accolto con grandi applausi e ovazioni, il governo di Mario Monti perde consenso e fiducia nel paese nel passare di ogni settimana. Oggi dice di fidarsi soltanto il 54% degli italiani. Poverino il nostro santo Monti, è pensare che all'inizio aveva il consenso del bel 95%. Comunque andiamo avanti. Pare che la sua manovra, anche se non ancora approvata, già fa male. Gli italiani intravedono sacrifici pesanti, per non dire di quelli che stanno già partendo e reagiscono con differenza. Del resto, anche i partiti sono ormai, come dire, in opposizione. E appunto per quello noi abbiamo cercato di regalarvi una piccola clip, anche perché gli italiani non sono contenti di questo, di questa operazione che lui sta facendo molto molto ardua, che già la settimana scorsa vi ho detto abbiamo tante tasse. Pensate un po', l'altro giorno ho trovato un cane randagio davanti alla stazione, non me lo posso portare a casa perché adesso c'è la tassa del cane randagio e in più ci sono altre tasse perché c'è anche la tassa della cuccia, una nuova tassa. Comunque, noi vi mandiamo in onda questo servizio e a breve, come vi ho promesso prima, direttamente da New York, con la mia opinionista d'eccezione vi faremo il commento. Clip dalla regia. Super Mario fragilistico e spiralitoso, 12 ministri ed un governo coraggioso, la crisi sarà solo un ricordo spaventoso. Super Mario fragilistico e spiralitoso, mesi di lavoro ed un paese da rifar, la lotta all'evasione, l'ICI e poi l'anzianità. Nessuna novità, lo sospettavo pure io, perché Monti è un verbo usato in un paese come il mio. Super Mario fragilistico e spiralidoso, anche se fa ombra il suo partito va al ritroso. Addio bandane, tacchi e parlamento sadomaso, Super Mario fragilistico e spiralidoso. C'è chi festeggia in barca professando una bugia, l'ennesimo assassinio a quella strana ideologia. Stasera da Fassino ci divertiremo tanto, scusate, io non ci voglio venire a Camposanto. Super Mario fragilistico e spiralidoso, 12 ministri ed un governo coraggioso, la crisi sarà solo un ricordo spaventoso. Super Mario fragilistico e spiralidoso, Angelina e Sarkozy per questa volta fanno il tifo, ma Bossi insoddisfatto grida Monti mi fa schifo. Più tasse per chi in casa possiede più di un cane, ma Fede non vuol far buttare i soldi al suo padrone. Super Mario fragilistico e spiralidoso, anche se fa ombra il suo partito va a ritroso. Addio bandane, tacchi e parlamento sadomaso, Super Mario fragilistico e spiralidoso. Bo-bom-bo. Eccoci, eccoci, siamo tornati ed è arrivata anche direttamente da New York l'opinionista d'eccezione per questa puntata, anche perché sono solo, come abbiamo ben visto, la nostra Cristina Mezzetti, look maker dei VIP. Buonasera a tutti. Che ha deciso di omaggiarci e tornare con noi. Allora Cristina, raccontaci un po', che ne pensi tu di Mario Monti? Hai visto, no, questo servizio, questa figura illustre, tu lo conosci? Certo, ovviamente, si vede ogni giorno, in ogni momento. Eh sì, pensa che adesso hanno deciso di farci pagare anche una tassa
per i videomontaggi, perché giustamente i politici stanno sempre in video, sono peggio di Maria De Filippi, e quindi anche in questa tassa dovremmo pagare in più, anche se non c'entriamo niente. Allora, che ne pensi di questa personalità politica definita il santo che salverà l'Italia? Perché soltanto qualche miracolo può salvarci. Beh, è veramente molto triste lo sguardo di tutti, perché è così color topo, così ceruleo, così che non so quanto riuscirà a salvare la nostra povera Italia. Eh sì, e con questo giudizio, se vogliamo definirlo così, di Cristina Mezzetti, che non si sa se riguarda il look oppure il grigio topo può riguardare anche il viso e il colorito della pelle di Mario Monti, noi adesso passiamo ad una sorpresa. Sono arrivate loro, le bellissime, che ogni settimana mi fanno salire lo share in alto. Stiamo parlando delle nostre tigine! Shows of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time. It's the right time to rock the night away. Blocchiamo la musica. Stop, stop, stop dalla regia, blocchiamo la musica. Regia, ma me lo state facendo apposta. Regia, blocchiamo la musica. Ma insomma, ma che figuracce mi fai fare? Prego, tigine, venite qui al mio cospetto. Non puoi bloccare questo momento importante. Ma pensavi veramente di esserti liberata di me? Ma non sono io meglio delle tigine? Guarda, so fare tutto, so ballare, so presentare, so cantare, ma scusami, Ma non sai fare proprio niente, questa è stata l'ennesima figuraccia. Io sono la conduttrice. Per fortuna in Natale dobbiamo Anthony. Essere tutti più simpatici. Anthony. E a proposito di stacchetti, noi del TG... A proposito, mi hai dato pure... Pure il nome, che dovevo fare? Questa è la puntata solo per me, mi avevano garantito che presentavo da solo e mi facevano un regalo. Bene, a proposito di stacchetti, noi di TGA chi siamo tanto perfidi, abbiamo trovato uno stacchetto che vi farà tanto, tanto divertire, perché è uno stacchetto che nessuno ha mai visto. Indovinate un po' chi riguarda? I nostri politici e il nostro nuovo premier Santo Monti. Clip dalla regia e impara come si balla. Non sai fare il balletto, non ho capito, scusa. Ma chi vuoi, Anthony? Te che vai a fare i servizi, ma che cosa vuoi? Certo, io sono andato con le mie tigine a fare il servizio fotografico da un famoso fotografo. Ma non ti vergogni? Simone Santinelli, giustamente, uno dei fotografi più ambiti della moda. Ecco qua il servizio, noi siamo riusciti ad andare alla faccia tua, che vieni qua, fai dei stacchetti paurosi, perché sono veramente orribilanti. Anthony, guarda, vergognati veramente. Non mi vergogno. Meno male che a Natale dovrebbero essere tutti più buoni.
sei diventato peggio di prima. Sì, a Natale dobbiamo essere tutti più buoni. Infatti guarda che figo e che regalo voglio lanciare a casa con le mie splendide tigine. Vuoi leggere la prossima notizia o ci addormentiamo come al solito? Antonio, oggi veramente sei, guarda, il carbone a te per Natale. Certo, e tu fai la Befana. Va bene, l'annuncio di Berlusconi: non mi ricandido, la manovra lanciato se l'avessi fatta io. Smetterò con la politica soltanto quando l'Italia sarà davvero un paese liberale. Il mio impegno non è concluso, ma se ora mi sento dimesso è perché ho ritenuto che l'Italia in un momento difficile avesse bisogno della massima unità e solidarietà delle forze pubbliche. Si richiedeva un sacrificio e l'ho fatto per affrontare questa frase. Silvio Berlusconi, in un'intervista pubblicata su Kine Edicola domani, annuncia poi che alle prossime elezioni potrebbe non ricandidarsi. Se mi ricandido c'è bisogno di un ricambio generazionale. Angelino Alfano sarà un ottimo premier, alla mia piena fiducia e di tutto il partito. Nel frattempo lui si diverte, sembrava strano non vederlo a qualche parte, ti ricordi Anthony? Sì, mi ricordo. Ma noi, indovina un po' con chi lo abbiamo trovato in discoteca qualche settimana fa? Infatti, Cristina, tu che ne pensi del nostro Berlusconi? Una personalità politica diversa da Mario Monti, eh? Assolutamente, si diverte. È molto... Festaiolo. Molto animatore. E noi di TGA che, Carolina, che cosa abbiamo trovato? Con chi l'abbiamo trovato? Con la nuova presunta inviata all'Isola dei Famosi. Dove ci vanno i falliti. Comunque, noi vi mandiamo questo servizio per dimostrarvi quello che ha appena detto la nostra Carolina. Perché le nostre telecamere vanno ovunque. Clip dalla regia. Berlusconi, infatti mi sembrava strano che non stavamo più trovando dei video infatti e delle feste su di lui. Ricordiamo che lui ha un esordio come capo animatore dei mini club. Emilio Fede è capo animatore dei villaggi turistici in Sardegna, nelle ville non solo. Comunque, la settimana scorsa abbiamo mandato un servizio molto molto divertente, perché giustamente, come abbiamo omaggiato Barbara D'Urso, Amadeus, Mara Venier, quindi da Mediaset alla Rai, Antonella Clerici ha mandato una mail alla nostra redazione, e questo è un TG satirico, anche la nostra mascotte fa quello che gli pare, perché qua è tutto autogestito, infatti c'è soltanto il mio nome. Comunque, torniamo alla notizia. Come vi stavo dicendo prima, Antonella Clerici si è dispiaciuta del servizio che abbiamo mandato, dove lei diceva non posso vivere senza... Beh, era un po' perfido anche. Perché lei dice che è una donna, in primis, oltre che conduttrice, con gli attributi. Infatti... questo video ce l'ha mandato lei stessa in redazione perché vuole che lo mandiamo in onda. E noi, cara Antonella, ti accontentiamo. Clip dalla regia.